giusto, noi siamo sapienti, Giuseppe del Verso, una volta i Paolo stanno dicendo a te Paolo, allora, un maestro dice, non è Paolo, non è Giovanni 23, questa razza che è, signore e signori, 0-1! Buonasera, buongiorno signora, sono Alice, ma in te signora, ma che dici tu, sei una bomba? Ma ci insegniamo che avete capito di comprare la DSL, e sono cazzi vostri, siete proci e pure trovate, ma niente. Ma questo non è un lavoro serio, non è un lavoro serio questo! Ma io almeno ci ho provato, tu ci hai provato a lavorare! Anche io ci ho provato! E cosa hai fatto? Io ho cercato di aprire un ristorante! E ci sei riuscito! E non trovavi chiave! Ma non è chiave, questo è un lavoro! Che fai la mattina a sera tu? Beh no, io la mattina a sera sto sempre a pietà via! Che fai un semaforo, Luigi, che fa? Allora, per esempio, questa mattina ho accompagnato la nonna a prendere la pensione. La pensione? Poi sono passato al comune a fare il rinnovo della carta d'identità. La nonna? Sì, ma al comune quella persona era incompetente. Perché? Ma il giovanotto, per fare il rinnovo della carta d'identità mi dovete portare prima alla vecchia. E tu che fai? La città rotale, siete, va, 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 capivo, mi sento a me. Anzi, venite pure a scrivere di cantare, tu attore non lo puoi fare. E perché? Tu al massimo, al massimo, al massimo puoi fare un attore porno comico. Porno comico. E in che senso? Nel senso che se ti spuglietti mettendo nulla, fa ridere come sta. Per esempio qua che lo posso fare? Non lo so, un bel passo a due. Perché ti fai due passi a tre nella classe, che è meglio. Allora ci sta, metti a cantare, A cantare. Faccio una canzone bellissima, una canzone di Nino D'Angelo. E che ti posso fare? Mente e cuore? Perché non mi fai mente orzata senza che cantare, e lascia stare, mago canto e pure. Ora mi butto nel mondo della moda. La moda. Perché vedi, questa è moda. E moda e scende la coppa così. Bello, tu lo scontri, questa maglietta ci va ad assai. Questa maglietta? Questa maglietta è riccia. Ma io pensavo che era prova. Io posso fare questo perché io ho il physique du rôle. Du rôle cartigenico, guardate qua che physique che te. Le fornì, io posso fare questo, posso fare due cose di no, bella bella. Io con questo fisico posso fare anche un bel calendario. Ma può prendere su giù le vinte, però, come sarà a te? Io voglio fare l'attore, voglio fare un modello, andare. Diceva nonna mia, asce la pelle, nasconde e cipolla. E infatti, tu quando hai ragione fai cagnere con la cipolla. Allora, è tutto a posto, che dice la chiesa, la commissione? La giuria che dice? State contate, ragazzi, siete benissimo, io vorrei anche chiedervi qualcosa, però mi hanno detto che non si deve interpellare la giuria prima del voto ufficiale, non so a te che non hanno fatto un ma io sono convinto di questo anche perché abbiamo giurati eccezionali, io tra le altre cose io chiedo sempre perché ho una grande premura di sapere i miei amici delle prime file come stanno gli hanno una pulita, io vedo proprio la pulita dei spalli, per un omaggio al mio amico che non c'è più nel loro, vabbè. Io vi vorrei presentare il terzo concorrente, si trova su foglia, io ve lo presenterei, però un foglio la giovenza, ah no, è questo qua. Allora, terzo concorrente in gara è un uomo, è un comico, Daniele Piombi degli anni. Terzo concorrente. Terzo concorrente in gara. Io ovviamente mi pregherei anche alla creaturamma che sta da questo lato qua, tutti lo stesso giubbino, non so se me ne siete accorti. No, a dopo può essere con qualcuno dice, ma magari lo stesso, proprio identico, non siete accorti? Fate solo un cappello, se da fa sta figura in merda, mi chiedo pure lo stesso cappello. Che sennò che rischiate di non farla una grandissima figura in merda. Allora, passiamo al prossimo concorrente e poi salutiamo loro che stanno per partire. Allora, signore. Signore e signori, Thomas Mugnano. Un ostaggio, voglio un ostaggio, ma dopo a me, ah, un ostaggio!